Ciao, bentrovati e benvenuti a tutti i nuovi. Sediamoci a gambe incrociate, con la schiena dritta e rilassata. Chiudiamo gli occhi e prendiamo questa mudra. L'indice va all'attaccatura del pollice a formare un cerchio. Palmo delle mani sulle ginocchia. Allunga la zona cervicale, richiamando il mento verso il petto. Risucchia delicatamente l'ombelico. Concentrati. E osserviamo solo che sensazione dona al nostro corpo e alla nostra mente questa mudra. Magari aiuta l'introversione. La sottrazione dopo tutta la frenesia del Natale, per alcuni di noi, magari per altri no. Inizia a osservare il tuo respiro che entra ed esce dal naso, a portare l'attenzione lì, tutto il resto fuori dal tappetino. Inspira profondo, espira gonfiando e sgonfiando la pancia. Sciogli la mudra e porta le mani unite verso il cuore. Con lo sguardo verso le mani, molto lentamente, riapri gli occhi. Inspira, le braccia salgono al cielo. E anche lo sguardo va verso le mani. Espira, le mani scendono e lo sguardo va giù, piega la testa. Facciamo ancora 2 volte. Inspiro. Guarda in alto se non hai problemi alla zona cervicale. Espira giù. Inspira su. Espira giù. Inspiro braccio destro su. Espira, flettiti. Usa l'addome, rimaniamo 5 respiri. 4, 3, 2, 1. Inspiro, torno su, unisco le mani, mi allungo, espiro, fletto dall'altra parte. 5 respiri, lunghi e profondi. 4, 3, 2, 1 e torno. Espiro giù e porto le mani verso terra, la fronte verso terra. Continuo a concentrarmi sul respiro e poi le mani a ragnetto camminano indietro per sollevarmi. Di nuovo braccia su, cambio incrocio delle gambe. Questa volta incrocio le mani con i palmi verso il cielo ed espirando mi fletto di nuovo. Rimango sempre 5 respiri.
Ritorno, inspiro, cambio, incrocio delle mani ed espirando mi fletto dall'altra parte. 5 respiri lunghi e profondi. Ritorno su, inspirando, espiro lentamente le mani giù. Porto le mani dietro e provo a sollevare il bacino e i glutei da terra. Se riesco rimango anche qui, 5 respiri, se è troppo scendo prima. Ritorno, distendo le gambe. Piego un pochettino le ginocchia, puntando i talloni, porto le mani vicino ai glutei e rimango in Dandasana, il bastone, per 5 respiri. Premi le mani al tappetino. Poi distendi la gamba sinistra, afferra il ginocchio destro al petto e poi fai scendere il ginocchio verso terra, come nella posizione dell'albero. Inspiro ed espirando scendo verso la gamba distesa. Non andare troppo oltre, siamo solo all'inizio. Vai giù piano quanto riesci. Con le mani sempre a ragnetto ritorno su, inspiro, un respiro qui e poi braccia su, le mani al petto, inspiro ed espirando ruoto verso il ginocchio piegato, distendo il braccio destro e la mano sinistra va sul ginocchio destro. Rimango 5 respiri. Gonfia e sgonfia la pancia. Senti in che zona va il respiro e poi ritorno con le mani sul petto, espirando. Le braccia salgono al cielo, su, allungati, espira, mani al tappetino. Afferra il ginocchio destro che torna su. Preparati per Krunchasana, l'airone. Afferra il piede, puoi rimanere qui oppure se riesci puoi distendere la gamba o se vuoi distendere la gamba ma non arrivi al piede, puoi usare la cintura o una cintura dell'accappatoio. L'importante è che la schiena rimanga dritta. Puoi microflettere il ginocchio. Il piede sinistro a terra è attivo. Lentamente torno. Distendo un attimo le gambe, poi piego sinistro e stessa cosa dall'altra parte. Inspiro, mi allungo, espiro giù, mani a ragnetto, camminano fin dove riesci. Inspira profondo, terminiamo i nostri 5 respiri, lentamente torno su. Le mani salgono su e poi sul petto. Inspiro profondo, espiro, ruoto verso il ginocchio piegato.
Distendo il braccio dietro e la mano destra afferra il ginocchio sinistro. Anche qui, 5 respiri, osserva come si sgonfia e gonfia la pancia. Inspiro ed espiro dal naso. Ritorno con le mani sul petto, espirando al centro. Inspiro braccia su, espiro grande cerchio mani al ginocchio che ritorna al petto per Krunchasana. Rimango così oppure inspiro. Espiro, distendo. Ritorno piegando il ginocchio, stendo le gambe, di nuovo Dandasana, per allungare la schiena, creare spazio fra le vertebre, mento al petto. Piego le ginocchia, mi porto in equilibrio sulle punte dei piedi. Se non riesco, rimango con le mani a terra o sui mattoncini o, se riesco, posizione della bilancia. Mani sulle ginocchia o mani al cuore. Sguardo dritto, fisso un punto. Spalle basse. Schiena dritta, ombelico risucchiato alla colonna. Mani a terra, lentamente distendo le gambe, non del tutto per Uttanasana. La pancia si appoggia alle cosce e lascia andare tutto verso terra. Inspiro, posso prendere i miei mattoncini per distendere la schiena. Ardha Uttanasana, espiro di nuovo giù, fronte ginocchia, piega ancora le ginocchia. Inspiro, distendo, lo facciamo ancora un paio di volte, espira giù. Inspiro, distendo, espira giù. Espiro tutto e inspirando srotolo la colonna per venire su con la testa che è l'ultima che sale. Ruoto bene le spalle indietro, apro il palmo delle mani, inspiro, le braccia salgono, le mani salgono al cielo, unisco le dita in Kali Mudra, ho solo gli indici fuori. Sento la potenza di questa mudra ed espirando mani al cuore, Anjali Mudra. Mi sistemo in questa posizione, in piedi, un respiro qui profondo e di nuovo braccia su, Kali Mudra. Inspiro, espiro, scendo. Incrocio le mani dietro in Kali Mudra, espiro Uttanasana con le mani incrociate dietro, libero le mani, posizione della sedia, piego bene le ginocchia, controllo che le ginocchia non superino i miei piedi, distendo le gambe portando con me il ginocchio sinistro. Respiro, lo abbraccio al petto,
Inspiro, distendo le mani in avanti, spingo anche il piede ed espirando indietro appoggio l'avampiede. Prima rimango un attimo in guerriero 3, un paio di respiri, ma mi preparo per appoggiare in affondo l'avampiede dietro. Nel momento che appoggio, distendo le braccia in avanti e inspirando, le braccia salgono al cielo. Mi sistemo nella posizione di affondo, quindi coccige al terreno, retroversione del bacino e provo a distendere la gamba dietro. Anche qui posso prendere la mia mudra, apro bene il petto, retroversione del bacino, non curvare troppo la zona lombare, cioè non inarcare troppo. Manteniamo un paio di respiri qui. E lentamente il ginocchio sinistro va a terra, mani al cuore. Ed espirando mi proietto in avanti e vado in torsione. Il gomito sinistro scavalca il ginocchio destro. Mani al petto con i pollici che vogliono arrivare al centro del petto. Se voglio, posso distendere la gamba dietro, staccando il ginocchio da terra. Mantengo sempre i miei 5 respiri, lunghi e profondi, dal naso. Inspiro, ritorno in affondo, braccia su ed espirando un passo sinistro avanti, posizione della sedia. Inspiro ed espirando, Uttanasana giù, fronte e ginocchia. Ardha Uttanasana, distendo la schiena. Espiro Uttanasana, lo facciamo ancora una volta. Inspiro, distendo. Espiro. Ancora una. E un espiro totale, profondo e di nuovo. Srotolo la schiena per risalire, inspirando. Ruoto le spalle indietro, apro le braccia, inspiro. Mani unite, Kali Mudra. Espiro. Mani al cuore e posizione della sedia. Un respiro lungo e profondo qui. Distendo le gambe, porto con me al petto il ginocchio destro e lo abbraccio al petto, schiena dritta, piede sinistro ben radicato. Espiro tutto. Inspirando, spingo mani e piedi in avanti. Inspiro ed espirando, vado indietro per guerriero 3. Rimango un paio di respiri qui, allineati, cerca di portare le anche sullo stesso livello. E poi, mentre l'avampiede si appoggia dietro, le braccia vanno in avanti e poi in alto. Kali Mudra. Prendo la posizione, mi sistemo come al solito. Rimango i miei 5 respiri in questa posizione. Spingi l'anca sinistra indietro e la destra in avanti per allineare e lentamente
Il ginocchio destro scende al tappetino. Mani al cuore, inspiro profondo, mi allungo. Espiro, ruoto. Gomito destro scavalca il ginocchio. Mi allineo e anche qui vedi come il respiro gonfia e sgonfia la pancia. Se voglio posso distendere la gamba dietro. Lentamente ritorno dritto in affondo. Inspiro ed espirando un passo avanti per sedia. Espiro fronte ginocchia Uttanasana. Inspiro Ardha, espiro Uttanasana. E poi due passi dietro per la posizione della panca. Addome forte, braccia forti, spalle lontane dalle orecchie e con o senza le ginocchia, pieghi i gomiti stretti al corpo per Chaturanga e tutto giù al tappeto. Gli avambracci sono a terra, inspiro, vengo su per la posizione della sfinge. Ho le spalle sopra i gomiti. Il dorso dei piedi preme delicatamente al tappeto. Allunga la zona cervicale. Respira. Attiva i glutei ora, se ti va. Puoi premere le mani al tappeto per provare a distendere un pochettino le braccia. Puoi rimanere sempre con le braccia un pochino piegate fin dove la tua schiena, il tuo corpo te lo permette. Ritrova sempre quella distanza fra le orecchie e le spalle. Lentamente torno espirando. E ora le mani vanno dietro le spalle, inspiro, stacco tutto per cane a faccia in su ed espirando rollo sui piedi per cane a faccia in giù. Mi ritrovo nella mia posizione, pedalando un po' con i piedi, abbandono la testa con lo sguardo verso l'ombelico e poi la gamba destra sale al cielo, rimanendo allineato. Espirando, ginocchio fronte curvo, risucchio l'ombelico e passone fra le mani, ginocchio sinistro a terra. Il piede destro si sposta esternamente, vicino al lato del tappetino. Appoggio la mano destra sul ginocchio destro, la mano sinistra a terra. Posso sempre usare i miei mattoncini se non arrivo. E posso rimanere qui. O se mi va, salgo un pochino con il bacino. Piego il ginocchio dietro per provare ad afferrare il piede. Anche qui, se sai che è ancora difficile questa posizione, puoi usare la cintura. Afferra il piede. Ho la cintura e rimaniamo. E per i più flessibili poi possiamo provare a scendere con l'avambraccio sinistro a terra e piegare di più il ginocchio con il piede che vuole raggiungere il gluteo. Molto lentamente torno, lascio il piede ma continuo
Con controllo torna da solo verso terra. Il piede destro cammina verso il centro, cammina, cammina per andare verso l'altro lato per prendere la posizione del piccione, che può avvenire completa oppure con il mattoncino sotto il gluteo destro, se ancora non arriviamo verso terra. Oppure, senza tenere la tibia parallela al lato corto del tappetino, possiamo portare il piede verso l'inguine, verso il pube, e rimanendo così. Se no, tibia parallela. Ovviamente, come sempre, le anche cercano di stare il più allineate possibile. Mi preparo per tornare puntando l'avampiede dietro, stacco il ginocchio e cane a faccia in giù. Qualche respiro qui per recuperare. Gamba sinistra sale al cielo, anche allineate. Inspiro. Espiro, appiccico il ginocchio al petto, la fronte si avvicina ed espirando passo grande in mezzo alle mani. Ginocchio dietro a terra. Piede sinistro che va verso il lato del tappetino esternamente. E come prima, mano sinistra sul ginocchio, mano destra a terra. Salgo un po' con il bacino per piegare il ginocchio e provare ad afferrare il piede dietro. E poi riscendo. Rimango i miei 5 respiri. E anche qui, se voglio, posso scendere con l'avambraccio a terra e provare a spingere ancora un po' il piede che vuole arrivare al gluteo. Mi raccomando, tutto respirando, tutto con controllo, osservando le sensazioni del corpo. Lentamente ritorno, lascio andare il piede che da solo lentamente va a terra. E anche qui cammina, cammina col piede verso destra. Per il piccione stessa cosa. Mattoncino oppure piede vicino all'inguine. O rimango così. Respiriamo. Oppure possiamo anche portare le mani sui mattoncini. Lentamente torno puntando l'avampiede dietro, staccando il ginocchio, l'altra gamba, cane a faccia in giù. Ancora qualche respiro in cane giù, magari adesso i talloni arrivano verso terra, ruota le spalle esternamente, risucchia l'ombelico, gli avambracci si attirano uno all'altro. Posso
Poi sciogliamo portando le ginocchia a terra, la fronte a terra, i glutei sui talloni, mani e braccia distese in avanti, Balasana. La posizione del bambino. Ritorna, posizione del gatto, controlla di avere i glutei ben allineati con le ginocchia, risucchia l'ombelico e scendi in Anahata Asana, fronte a terra. Distendi bene la schiena, senti in questa posizione come si distende la schiena. Puoi abbandonare le braccia o lasciarle leggermente attive. Espira tutto fuori e preparati per tornare. Sollevando la fronte da terra, cammina le mani indietro, gatto, incrocia le caviglie e ti siedi. E troviamo terra, gambe distese. Un respiro lungo e profondo qui, poi afferriamo il ginocchio destro al petto. Un respiro qui. Ora il piede destro rimane a livello del ginocchio sinistro, quindi non lo portiamo come siamo magari abituati a fare vicino all'inguine. E ruotiamo, scavalcando con il braccio al ginocchio. Possiamo rimanere col braccio su oppure, se riusciamo, afferriamo il piede. Quindi la mano sinistra, se riesce, va ad afferrare il piede destro. I nostri 5 respiri. Da qui proviamo a distendere gamba e braccio dietro, come nell'airone, ma in torsione. Lo sguardo va dietro, spalle basse, schiena dritta. Molto, molto lentamente ritorno al centro. Ok, distendo un respiro qui. Posso incrociare di nuovo le mani in Kali Mudra per distendere tutto ed espirando. Mani a terra. Altra parte, afferro sinistro. Mano destra. No, sinistra dietro, inspiro braccio destro su, scavalco, vedete che il piede è a livello del ginocchio e provo ad afferrare. Se non riesco, rimango con il braccio piegato. Anche qui il respiro importantissimo, gonfia e sgonfia la pancia. Concentrati e poi se riesco afferro l'esterno del piede e distendo tutto. Braccio dietro, gamba. La pancia si gonfia e si sgonfia. Respira profondo, lungo e profondo. E molto lentamente ritorno, distendo gambe e braccia, allungo tutto,
E mi preparo per Navasana, la barca. Se sono all'inizio posso aiutarmi mantenendo le mani dietro o dove mi è più comodo, magari se cado troppo indietro oppure la schiena si curva è meglio dietro o davanti, stacco i talloni. Se vedo che la mia schiena rimane dritta, posso staccare le braccia, spalle basse. Gambe distese se riesco, non ti imbronciare, ma sorridi. Addome forte. Piedi puntati. E poi incrocio un attimo io le caviglie, abbraccio le ginocchia al petto, rimango un attimo così. E di nuovo. Posso provare a prendere la posizione di prima, di quella che ho preso, oppure provare la variante un pochino più intensa. Accenno sempre il mio sorriso. E ora cambio, incrocio delle caviglie e di nuovo abbraccio. E mi sdraio a terra. Distendo le gambe, distendo le braccia. Stiro tutto il corpo e poi piego le ginocchia e porto i piedi larghi quanto il bacino, le anche, vicino ai glutei. Mi preparo per il mezzo ponte. Inspiro ed espirando. Schiaccio bene la schiena a terra e inspirando sollevo il bacino. I piedi premono a terra e i talloni spingono in avanti. È una spinta, diciamo, invisibile, non è che si muovono i piedi. Spingono per provare a sollevare un pochino più il bacino. Espirando molto molto lentamente, snocciolo una vertebra dopo l'altra per tornare a terra. Lo rifaccio. Espiro schiena a terra tutta piatta, inspiro su, bacino su. Questa volta se mi va posso incrociare le mani sotto i glutei, sotto le gambe. Rimango ancora qualche respiro, se non ce la faccio più posso scendere prima. E poi libero le mani, le braccia, espirando stessa cosa di prima, lentamente snocciolando le vertebre. Ora mi preparo, se mi va, per fare il ponte. Completo. Abbiamo fatto Setu Bandhasana, ora facciamo Chakrasana. Se no, se non sono pratica di questa posizione, ripeto quella di prima. Se no, mani vicino alle orecchie, vengo su con il bacino, inspirando, forza con le mani, appoggio la nuca a terra prima e se riesco, distendo le braccia per il ponte completo. Consiglio sempre di avere qualcuno vicino se non sei pratico della posizione. Rimango, respiro profondo, rimango ancora un respiro e poi ritorno, piego i gomiti, nuca a terra, poi testa a terra, spalle. Schiena, bacino. Inspiro e lascio andare tutto dalla bocca. Afferro l'attaccatura delle cosce e con le mani spingo
spingo come per volerle staccare. Allunghiamo tutto. Ora distendo la gamba sinistra, afferro il ginocchio destro al petto e lentamente distendo la gamba al cielo. Pianta del piede verso il soffitto. Anche qui allineo sempre il mio bacino. Cerco di percepire il mio corpo allineato, anche se non ho uno specchio, posso percepire com'è posizionato. Lentamente ritorno con il ginocchio al petto, inspiro ed espirando vado in torsione, Sarpasana. Se il ginocchio arriva a terra ma la spalla destra si alza, ritorniamo con la spalla destra al terreno e appoggiamo il mattoncino sotto il ginocchio destro, quello in torsione. Puoi anche chiudere gli occhi, puoi iniziare a prendere la fase in della lezione, della pratica. Poi lentamente torna, prima la testa, poi la gamba. Dopo ogni torsione distendiamo tutto il corpo e poi andiamo dall'altra parte, sinistro, al petto, distendo. Non esagerare con l'estensione, quindi la gamba è distesa, ma il ginocchio può sempre rimanere microflesso. Puoi anche afferrare la tua cintura. E pieghiamo il ginocchio per andare in torsione, inspiro ed espirando, ruoto. Sposto anche un pochino il bacino verso sinistra e la testa ruota, lo sguardo, torno prima con la testa, poi con il ginocchio, distendo tutto e sono pronta per il mio Shavasana. Chiudi gli occhi, allarga le gambe, le braccia, fai respirare quelle zone del corpo e rilassa tutto il viso. Rilassa la mandibola, stacca la lingua dal palato. La fronte si distende. Rilassa tutto, che ti avviso quando è il momento di ritornare. Thank you.
Inizia a muovere mani e piedi, aprendo e chiudendo i pugni, ruotando i polsi, le caviglie. Distendi tutto il corpo, stirati e poi prima un ginocchio, poi l'altro, afferra al petto, abbraccia. Dondola massaggiando la colonna a destra e sinistra. Poi vai sul fianco destro in posizione fetale, rimani ancora un respiro qui e con la mano ti aiuti a risalire, a tornare in posizione seduta, a gambe incrociate. Con la nostra mudra. Gyan Mudra, quella che abbiamo fatto all'inizio. Senti se qualcosa è cambiato, anche lo stato d'animo. Ancora con gli occhi chiusi e rimani un respiro lungo e profondo. E poi le mani si uniscono al cuore, sguardo le mani e lentamente riapri gli occhi. Grazie mille a tutti. Namaste.